Eccoci qua di nuovo insieme a PCS, stiamo parlando di calcio dilettantistico tutto tondo, ma anche di notizie che ci arrivano dal mondo tramite la collaborazione che abbiamo attivato questa sera con Lupi News. Vediamo un po', Lupi News. Breaking news, Benedetti entro caso, coppia da fiction. Prossimamente su questi schermi l'allenatore, il famoso Piacia, in coppia come Staglio e Olio. Ma no, ma... Ultima ora, Montegiordano, scelto il nuovo allenatore. Oh. Foto in anteprima in esclusiva planetaria del nuovo timoniere del club del Piacia. Ah, abbiamo la notizia. Massimo Caporaletti diventa CT, guiderà una nazionale. Non ci crederete, ma è così. Ufficializzata la nomina del Caciara come commissario tecnico. Finalmente delle notizie. Delle bombe, delle bombe. Non sono bombe come quelle di Maurizio Mosca, ma sono le notizie delle Lupi News 23. Un cordiale saluto ovviamente dal direttore Matteo Lupini. Prima di tutto un'ultima ora del Monte Giordano. Da qualche giorno al comunale di Torvaianica sono iniziate le riprese di una nuova fiction. I protagonisti saranno Massimo Benedetti e Antonio Introcaso, che impersoneranno due frati appassionati di calcio. Il titolo della fiction è Benedetti dal pallone e noi in esclusiva abbiamo una delle prime immagini del set. Bella l'ora. Vorrei dire che questa è una coppia spettacolare, forse una delle più belle degli ultimi tempi della comicità. Chi sarà Staglio, chi sarà Olio, lo deciderete ma voi. Direttore, mi scusi, forse c'è da fare una rettifica, non è prevista la partecipazione di Trapani a questa fiction? Un momento, lei per caso è il direttore del Lupi News 23? No, no. Le notizie le do io. Non mi umili, direttore, la prego, non mi umili. Scusate un attimo, sì, ma non possiamo mandarlo via. Ma come? Mandarlo via? Alto? No, eh? Ok. A proposito, questa notizia la posso dare? Siamo sicuri? Ok. Ho chiesto conferma perché sinceramente non volevo prendere delle arance a Re Bibbia. Abbiamo la notizia più importante, ovvero una vera breaking news sempre dal Monte Giordano. Sembra fatta per il nuovo allenatore per la prossima stagione. Lo scoop, posso mostrare in anteprima la foto del nuovo coach del club di Via Zara. Eccolo. Vediamo qui. Se che sono due Trapani a manovella. Quindi ovviamente è tra... Mamma mia, mi vergogno per lei, direttore. Mamma. No, a proposito, vorrei approfittare del collegamento. Non possiamo andare avanti così, è solo la prima edizione, pensa all'ultima. E sarà l'ultima, forse. No, no, non sarà l'ultima. A proposito, vorrei approfittare del collegamento. Luca Trapani, cosa ne pensa della nomina che è arrivata da pochi minuti come allenatore del Monte Giordano? Io sono a completa disposizione de... sono venuto bene in quella foto che hai fatto. Sì. Sì, no, sì, diciamo che quei Trapani lì bisogna saperli usare bene, anche per fare un piccolo buco. Ne so qualcosa perché l'ho usate un paio di volte, fanno malissimo. Buco nella categoria di cui parlavamo. Esatto. Sì, ok. Possiamo andare avanti con le notizie? Massin Alberi, direttore, prego, vado. Ma perché mi ha preso per... Emilio Fede? No, sì, non sono... scusa. Ma perché quell'altro mi chiama Emilio Fede? Non lo so. Ma lui che ha la stessa altezza di... No, ok. Ovviamente l'ultima notizia, una svolta internazionale per quanto riguarda Massimo Caporaletti. Dopo aver rifiutato la guida della Lupinense, il vulcanico Caciara è da pochi minuti il nuovo commissario tecnico dello Stato Libero di Bananas. Per aiutare... Per aiutare. Matteo, mi auguro, anzi direttore, mi auguro che Caporaletti non stia ascoltando in questo momento, perché sei veramente inopportuno, inoffensivo. Un momento, neanche, questo era solo l'inizio della notizia, c'è ancora addirittura, vabbè. Per aiutare il Neo CT, il presidente Castrado ha annunciato che in primis l'italiano sostituirà lo svedese come lingua ufficiale dello Stato. Subito la risposta di Caporaletti, meglio se parliamo il romano. In aggiunta, tutti i ragazzi sotto il 16° anno di età a partire da ora avranno 16 anni. A Caporaletti? Che significa questa cosa? Non a la Caporaletti più, direttore, è una
è una alzo legge bandiera bianca, guarda, proprio dica quello che Chiedo vuole. Chiedovegna è una legge del presidente castrato della Repubblica di Bananas. Ma quindi... si chiama così questo presidente? Certo che sì. Ma lei come fa a concepire queste cose nel suo cervelletto, direttore? Mi chiedo... Lei lo chiama cervelletto, ma in realtà ha Caporaletti l'arduo compito di far vincere una nazionale ferma all'ultimo posto del ranking FIFA e che tra i risultati importanti ha un solo pareggio ottenuto contro la rappresentativa del Mandostan. Abbiamo interpellato Caporaletti in questi minuti, ci ha detto apertamente viva la FIFA! Vabbè. Matteo, ci fermiamo qui, direttore. Per fortuna, questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per la cortese attenzione e soprattutto per la pietà. E vi do l'appuntamento alla prossima edizione, sempre se non mi arrestano. Arrivederci. Il che è anche augurabile. La sigla è immancabile, ma già so che diventerà un tormentone. Ci ha fatto sudare il direttore che lì ha dato notizie forti, insomma è difficile trovare il coraggio di darle. E che facciamo? Vogliamo parlare anche di calcio, direttore? Ci sono sì, ma che vorresti, di cosa vorresti parlare? Magari degli spareggi d'eccellenza? Ma magari, il primo turno il ritorno del primo turno. C'era Lanzio si sta giocando la possibilità di approdare in Serie D, vediamo com'è andata, no Matteo? Questi ovviamente i risultati: Anzio Biagio Nazzaro 1-1, Pineto Sporting Città di Fiumicino 0-1. Contando anche i risultati della gara di andata, Lanzio passa il turno e ospiterà Essar e dovrà sfidare nella prossima gara, che sarà il secondo turno, il più importante per giocarsi la Serie D, il San Donato Tavernelle, una squadra toscana con cui si giocherà il pass per salire nella massima serie dilettante. Lo Sporting Città di Fiumicino invece viene eliminato per la questione dei gol ottenuti in trasferta, ne ha ottenuti di più il Pineto nella gara di andata. Grazie Matteo, allora un altro passo importante in avanti nella carriera di Flavio Catanzani, Daniele, che ancora una volta sta facendo una grande stagione con questa coda straordinaria. Assolutamente sì, d'altra parte si tratta di un professionista e lui lo è nell'animo, lo è stato da calciatore, lo è stato anche nei suoi primissimi passi appunto da allenatore, lo ricordiamo in tutti i suoi trascorsi, ad esempio qualcuno, basta citarlo, dalla Virtus Nettuno, dal Nettuno, dall'Anzio stesso. Quest'anno poi, tra l'altro, pur partendo con qualche difficoltà, ha trovato subito la quadratura del cerchio, una squadra che ha giocato bene, che si è imposta, che ha divertito il pubblico, spesso anche riempendo molto lo stadio, e che sicuramente può andare avanti, che sia in questo contesto che sia nel futuro. Sicuramente Lanzio andrà a fare ulteriori passi nel mondo calcistico, ma altrettanti ne farà Catanzani da un allenatore all'altro, perché magari un domani anche Trapani lo emulerà in questo percorso. Però chiedo proprio a lui, un allenatore, come vive questi momenti, questi appuntamenti, queste finali, perché poi il calcio è tutto uguale, no? Quindi che sia una finale di Coppa di Terza, che sia uno spareggio per andare in Serie D, che sia una Champions League, il calcio è sempre lo stesso. Un allenatore, certo, che sia professionista o meno, che cosa dice, come carica i suoi giocatori davanti a punti? Allora, dal mio punto di vista, sicuramente hai detto bene, un allenatore deve riuscire a trovare i tasti giusti per far scattare qualcosa nei propri giocatori, perché a questo punto, dopo la stagione, appunto, quando ci sono le partite dentro o fuori, praticamente devi giocare molto sull'aspetto emotivo, quindi devi avere la giusta adrenalina, ma usarla positivamente. Quindi per l'allenatore la difficoltà maggiore è sicuramente gestire questo aspetto dalla squadra. Io ovviamente non ho mai avuto modo di dover affrontare sfide del genere, però ad esempio ricordo la partita con la quale poi abbiamo praticamente, quella contro la Virtus Albano, abbiamo ottenuto la salvezza, e ricordo che alcuni giocatori hanno patito un po' la tensione, erano inizialmente un po' impacciati e timorosi. Questo era una salvezza in seconda categoria. Quando sali di livello sicuramente la paura è maggiore,
però un bravo giocatore che vuole ritenersi tale deve saperle gestire, insieme all'aiuto anche dei compagni. Quindi un allenatore sicuramente in questi casi non dorme la notte, e ha paura anche a fare cambiamenti o di interpreti o di modulo, quindi cura nel dettaglio qualsiasi cosa. È sicuramente molto difficile, perché un giocatore poi si è allenato, va a casa e si distrae. L'allenatore c'ha sempre in testa solo quello. E quindi io mi auguro di arrivare a quei livelli, magari, però è ancora la strada è lunghissima. Vedremo, vedremo, anche perché sono i primi passi, assolutamente, chi ben comincia. Certo. Quindi si augura delle splendide nottate a pensare alla formazione, magari. Luca Trapani, tipo Massimo Ranieri. Ecco. Giustamente ha fatto questa citazione. Allora, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Daniele Silvestri, al mio fianco Luca Trapani, che grazie ci ha portato voi la sua esperienza, la sua simpatia. Aspettiamo venerdì per la riunione del Monte Giordano per sapere quale sarà il futuro di questa società. Ringrazio Matteo Lupini e la la ringraziamo, la redazione di Lupi News con le sue notizie impossibili, guarda come ride. Grazie caro Matteo Lupini, grazie a voi che ci avete seguiti, ci vediamo il prossimo lunedì per questi appuntamenti estivi con PCS. Grazie, arrivederci.